E salve a tutti, gente, qua Jake che parla, oggi sono qui con un nuovo gioco, Mario Luigi Paper Jam Bros. Sì, in Europa Bros, ok, va bene, grazie, era così anche con Dream Team, però io lo chiamerò Paper Jam. Bene, gioco uscito nel 2015, ultimo gioco, remake non compreso di Alpha Dreams e quello che io chiamo il crossover d'emergenza di Alpha Dreams. Ne parlerò poi, però iniziamo questa avventura. La senti quest'aria fredda? Ci deve essere un foro nel muro da cui entra uno spifforo freddo. Brr. Vieni da qui. Non avere paura, Luigi. Come dici, hai paura del buio? Beh, capisco. In effetti ha qualcosa di si sinistro. Ho alzato la tapparella. Va meglio così? Ora, vediamo un po'. Da dove proviene questo spiffero? Ah, eccolo da dove viene. È un bel po' in alto, troppo in alto per le mie gambe corte. Non credo di riuscire a raggiungerlo. Vuoi dire che potresti andare tu a dare un'occhiata? Grazie, Luigi. Well, strano effettivamente iniziare con direttamente Luigi da solo. Che diavolo è? Un topo? Non l'avevo visto. Ma non sarei mica tanto fifone di aver paura di un topolino. Forza, vai a controllare la fessura. Ma che se andasse a controllare, come la risolverebbe, sinceramente? Ma insomma, ti sbrighi? Vuoi controllare se lo spifro viene da lì? Sei riuscito a saltare fin qua? Luigi! È proprio dietro di te! Oi, 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 oi. Luigi, riprenditi. Che sta succedendo a quel libro?
Goomba a raccolta. Vedo che abbiamo un bel po' di nuove leve. Dove sono? Ma sei più piatto di una foglia. Ma voi siete più rotondi di quel pupazzo di neve? Ok. Fateci vedere di nuovo quella mossa. Wow. Benvenuti nel Team Bowser, nuovi commilitoni. Con attacchi così vi mangerete Mario e i suoi a colazione. E i suoi? Ok. Non credo ai miei occhi. Oh mamma mia, non ci posso credere. Che succede? Principessa! Luigi, hai idea di che sta succedendo? Non ne sai niente, ovviamente. Ma tu sei... me? Da non crederci. Ci sto vedendo doppio? Mi sento svenire. Come dici, Luigi, hai capito che sta succedendo? Ah, capisco. Dici che stavi controllando una fessura nel muro? Quindi il libro è caduto a terra. Ti sei preso un colpo e ti sono drizzati i peli dei piedi? E allora hai cominciato a aspetta un attimo. Perché saltellavi? Capisco. Luigi? Scusa, ma quanto dura questa spiegazione? Che penseranno le due principesse di ciò che sta succedendo, Mario? Il pascorrevole per... usa il pascorrevole per avvicinarti a loro. Ok, si inizia. Tipicario tutorial. Mario, volevi parlare con la principessa? LOL. Pensare che ci sia un'altra dimensione mi fa sfacchinare il cervello. Ah, l'idea è l'idea che ci sia un'altra me? È scioccante. Aprire quel libro ci ha strappati dal nostro mondo e ci ha catapultati in questo. Credo che la nostra unica speranza di tornare a casa sia attraverso quel libro. È tutto così sconcertante. Non lasciarti accartocciare dello sconforto, cartacea altezza. Andrà tutto bene. E tu chi saresti? Sono Dora Stella. Rappresentante degli spiriti della Stella Cobalto. E mi occupo di guidare Mario Luigi. Piacere di conoscerti. Perché non fai un po' di turismo mentre noi cerchiamo un modo per riportarvi a casa? Certamente Mario e Luigi saranno più che onorati di farti fare un giro del regno. Che bella idea. Confesso che nonostante le mie circostanze disperate, sono molto contento di avere l'occasione di conoscerti. Parlare con me stessa è davvero strano.
Il piacere di incontrarti è tutto mio, Mario. Mario, non sei mai così formale quando parli con me. Qualcuno sta arrossendo come un fungo qui. Su, avanti, non startene l'impalato con gli occhi da triglia. Piacere di conoscerti, Luigi. Anche tu arrossisci, Luigi? Principessa! Peach! Sì? E tu chi sei? Ah, eccoti qui, Principessa Peach! Una manciata di Toad sono spariti all'improvviso, o almeno sembravano Toad, ma schiacciati. Esattamente, Luigi. Non ho mai visto tanta paura nei loro occhi. Tremano come foglioline al vento. La paura di Toad è più che giustificata data la situazione in cui si trovano. Per favore, radunateli così potremmo farli sentire i benvenuti nel nostro mondo. Posso provarci se si calmano un attimo e mi stanno a sentire? Ottima idea, Mario. Tu avrai più chance di farli ragionare. Ok, seguitemi. Aspettate, prima di andarmene, prendete questa. Hai tenuto la guida. Il menu ti spalanca le porte sul mondo delle informazioni. Per accedervi premi start o tocca il menu. Ok. Meno male, non mi dai un tutorial sull'aprire il menu, grazie. Ehi, Toad a schiacciatina, potete smettere di nascondervi ora. Venite fuori, non c'è bisogno di aver paura. Ne avevo visto uno qui. Ma è già scomparso. Avrei giurato di averne visto uno proprio tra queste siepi. Siamo qui per aiutarvi. Uscite fuori, non siate timidi. Che bello vedervi, ragazzi. I Toad di carta sono terrorizzati e si nascondono. Se solo potessi avvicinarmi per parlargli, di sicuro li potrei convincere a seguirci. Il fatto che sono così sottili che si mimetizzano perfettamente con l'ambiente. Innanzitutto, cerchiamo i Toad che si nascondono nel castello. Apprezzo molto il vostro aiuto, quei poveri Toad impauriti. Recupera i Toad di carta. Ok, pronti? Via. Side quest abbastanza comune qui. Mario e Luigi? Sembrate così strani, avete messo su peso? Ma certo, sto ancora sognando. Questo spiegherebbe anche perché Luigi sembra così in gamba. Come dici, che ci potrete in salvo a casa? In questo caso resterò con voi, avete un posticino nelle vostre tasche? Oh, what? Ok. Me in questo gioco non andrà molto d'accordo. Dannazione, ci hanno trovato! Presto scappiamo! Ma quello è davvero Mario? Mi sembra un po' troppo rotondetto. Ma non è il momento di pensare alle diete. Siamo salvi! Bene. Stavo per dire, quel blocco sembrava stranamente non... al centrato quando abbiamo fatto quel minigioco. Non c'è niente da vedere qui, solo una vecchia colonna.
Ok, mi avete preso. Questa sarà la fine, immagino. Finirò strappato in mille pezzi. Che intendi dire, guardaci meglio? Uno vestito di rosso e l'altro vestito di verde baffoni pelosi? Non ci posso credere, siete Mario e Luigi? Questo sì che è un salvataggio da VIP. Il peggior giorno della mia vita è appena diventato il migliore. Guardalo lì. Non ho visto nemmeno uno di quei Toad di carta da queste parti. Poi, come cavolo faccio? Well, ci penseremo dopo. Uff! Oh no, mi avete preso. Non mangiatemi, sono di carta poco salata. Ehi, ti hanno mai detto che assomigli proprio a Mario? Che vuoi dire, il Mario di questo mondo? Non capisco bene che succede, ma sembra che mi debba fidare di te. Come cacchio faccio? Sì, come cavolo ti prendo però? Ah, ok. Che strano posto è mai questo? E dove sono finiti tutti i miei amici? Vi prego, non mangiatemi. Aspetta un momento, tu saresti Mario, cioè, nel senso, il famoso Mario? Sembri diverso nella vita reale, sei più rotondo. Ma tanto ora, non importa, grazie per avermi salvato. Manca uno. E sono tutti in questa stanza. Ah, eccolo. Dove saranno andati tutti i Toad di carta? Sono tornati nel libro, sono stati mangiati da una capra. Potrebbero essere più vicini di quanto crediamo. Ah, riferimenti all'unico gioco a cui possono fare riferimenti di Paper Mario. Una capra? Ma è terribile. Stai scherzando, vero? Beh, tutto sommato, è simpatico come scherzo. Ti ringrazio per avermi fatto sorridere in un momento così drammatico. Sono tornati nel libro. Non pensavo sarebbero tornati a casa senza di me. Che intendi dire? Oh, ma guarda un po', non potevi trovare un nascondiglio migliore? Proteggimi, principessa Peach, questi brutti poterati sono qui per me. Non c'è nulla da temere, piccolo. Non vedi che sono Mario e Luigi? Sono qui per salvarti. Davvero? Lo sapevo, facevo solo finta di nascondermi. In realtà stavo proteggendo te, principessa. Principessa Peach! Ah. Su, non c'è bisogno di piangere. Immagino che siano ancora sotto shock per essere per essersi ritrovati di colpo in un mondo alieno. E non è l'unico shock. A dire la verità c'è anche un altro. E c'erano altri Toad insieme a noi. E ora sono scomparsi. Ma dove siamo? Che abbiamo qui? Un branco di Toad che hanno fatto una dieta strastica? Acciuffiamoli! Ma che succede? È una mia impressione o sono più mingerlini del solito? Non me ne importa un fico secco, catturiamoli! Oh no! Qualcuno ci aiuti! Alla carica! Aiuto!
E così i Goomba hanno catturato il resto dei nostri amici. Spero non li abbiamo sgualciti o peggio, spiegazzati. O magari hanno li hanno trasformati in coriandoli. Oh no, non riesco nemmeno a pensarci. Oh no. Che succede? Ho appena ricordato qualcosa. Quando siamo stati catapultati fuori dal libro, c'erano anche Bowser e i suoi scagnozzi. Ciò significa che il Bowser del mio mondo ora è in questo mondo. Non posso immaginare che succederebbe se entrambi i Bowser unissero le forze. Mario, Luigi, il destino dei mondi sono nelle vostre mani. Posso contare su di voi per salvare i miei sudditi cartacei persi in questo mondo? Oh yeah. Questa potrebbe rilevarsi la più difficile delle avventure che avete intrapreso. No, per niente. Dopotutto, siamo noi contro due Bowser e tutti i loro scagnozzi. Sono sicuro che quando troverete Mario tutto vi sarà sicuramente più facile. Ma Mario è già qui. Ah, capisco cosa intendi. Andiamo, Mario. Ok. Facciamo finta che non abbiamo visto lo schermo del titolo e andiamo. Stop! Non posso crederci. Quel tipo ci ha appena rubato un bel po' di attacchi fratelli. Senza quelli siamo spacciati. Sarà tutto finito per me, per voi, per questo regno e per questo gioco. Avremmo perso la partita. Credete davvero di potercela fare solo con questi due? Beh, in fondo siete voi gli eroi. Oh, questo è molto carino da parte vostra. Siete commossi. Portate questi con voi. È tutto attacco guscio rosso for 3D, quello che è. Accedi alla guida per sapere come funziona. Hai tenuto fior di fuoco. Stessa cosa. Prima di usarli negli scontri veri e propri, è sempre una buona idea allenare gli attacchi. Non che abbia grandi esperienze di scontri, ma sento spesso questo sconsiglio. Per accedere al menu, toccate l'icona menu. E in alternativa puoi premere start. Contiamo su di voi per stanare il rumorio e ritrovare gli attacchi fratelli rubati. Ah, contiamo su di voi anche per salvare il mondo e tutto il resto della storia. Oh yeah. Yep, niente tasse di attacco in questo gioco. Stiamo tutti molto meglio ora. Ci spiace per tutto il trambusto. D'ora in poi cercheremo di pensare a un modo per aiutarvi. Funghi, funghi freschi, funghi belli. Ehi, come va la vita? Questo lavoro ti consegna al castello Aqua. Questo lavoro
di consegna al castello ha scolpito i miei muscoli dei funghi. Molti pensano che i sacchi siano leggeri, ma ci sono chili e chili di bontà lì dentro. Vediamo se ora ho il numero esatto di funghi. 10, 20, 30, ma cos'è? Oh no, ho perso un fungo. Il mio capo sarà furioso. Ah. Come dici, Mario, mi darai un fungo? Non so come ringraziarti. Ora posso finire le consegne. Accettate questo fungo speciale in regalo, come segno la mia riconoscenza. Bene. E questo è il negozio. Vediamo se ce lo spiega Jara qui. Mi piacerebbe accogliervi nel mio negozio, ma siamo ancora chiusi. Ok, l'ho tradito un segreto per ora. Benvenuti al negozio di equipaggiamento. Possiamo vedere gli equipaggiamenti qui che abbiamo. Non credo comprerò niente per il momento, ma va bene. E qua quegli oggetti. Boom. Niente di che. Ok. Beh, andiamo. Oh, ciao. Perfetto, salta. Oh, ciao. Guarda questa meraviglia. Sono formati da varie parti di incastrate fra loro, il che li rende molto versatili. Mi ci sono volute solo 3 ore per costruirlo. A volte la mia genialità mi spaventa e non mi lascio dormire la notte. Il mio prossimo progetto sarà un modellone a grandezza naturale di tutto per voi. Buona fortuna per la vostra avventura. Mi piacerebbe venire con voi. Cominciavo ad abituarmi a tutta questa azione. Aspetta. Phew, vi abbiamo trovati giusto in tempo. Abbiamo qualcosa che vi servirà nella vostra avventura. Hai tenuto il blocco copia. In realtà abbiamo creato questo blocco copia da soli. Siamo certi che lo troverete molto utile. Ma certo, un blocco copia. Perché non ci ho pensato prima? Nel deposito c'erano un sacco di strumenti ganzi che non avevamo mai visto. Ci siamo presi la libertà di assemblare un po' di per creare il blocco copia. Ne abbiamo di manualità. Ora stiamo cercando di creare qualcosa con la carta. Siamo sicuri che il risultato vi piacerà. Con la carta, dici? Questo sì che è mega interessante. Con la mia creatività e le loro mani d'oro, le possibilità sono infinite. Sarà meglio che torniamo a rimboccarci le maniche. Mario, Luigi, buona fortuna per il vostro viaggio. Vado a controllare cosa bolle in pentola. Chissà, magari finiremo per collaborare in qualcosa di davvero grande. Bene, tu hai detto può esistere, ma purtroppo... Aspettate un secondo, c'è un ultimo dettaglio che ho bisogno di spiegarvi. Se durate il viaggio e non sapete proprio dove andare, consultate la mappa sullo schermo inferiore e cercate le frecce. Yeah, lo so, man. La freccia è molto utile perché vi indicherà il prossimo luogo dove dovrete recarvi. Mi raccomando, non dimenticatelo. Bene, allora fate buon viaggio. Ok. Dicevo, ti ho detto il consenso di esistere, però purtroppo non Mastro Toad. Mastro Toad non esiste più. Ciao a tutti, la principessa Peach mi ha dato l'onore di assistervi nel vostro viaggio.
Se non vi spiace, prendo qualche appunto per la nostra conversazione, per mandarlo alla principessa. I soggetti sembrano molto concentrati sull'avventura che li aspetta. La loro voglia di colloquiare denota una certa estroverso. Generalmente positivo, questo tratto deve essere tenuto sotto controllo con gli sconosciuti. Certe volte bisogna fare attenzione a non riempire le orecchie degli altri di parole. Forse sto andando un po' troppo veloce, non ci siamo ancora presentati come si deve. Io sono Lakitu, piacere di conoscervi. Come vi dicevo, la principessa Peach mi ha chiesto di aiutarvi a fornirvi supporto per qualche ostacolo. Per questo stavo prendendo gli appunti, per fare un po' di rapporto sull'altezza. Se avete bisogno di me, state pur certi che arriverò di volontà a occuparmi di voi. Per ora manterrò un po' di distanza per non importunarvi. Ah, quasi dimenticavo, salvare spesso è molto importante, intesi? Se si esce dall'avventura senza salvare, si dovrà ricominciare dal punto del salvataggio precedente. E noi non vogliamo che questo accada, vero? Ok, sì. Il salvataggio è rimasto uguale a Dream Team. Oh, sì, adesso le cure sono gratis. Comunque sì, Lakitu stranamente amichevole. Guarda lì, non è Mario quello? Non saprei, ha qualcosa di diverso. In effetti hai ragione, Mario è rotondetto, ma non così rotondone. Perché mi guardate tutti come se aveste visto un alieno? Ehi, guardate un po', questo qui... Ehi, state indietro! Lavatevi quelle zampacce di dosso! È proprio piatto come il suo cervello. Mi state cartoggiando il muso! Piantatela, mi state arrotondando le scarpe nuove! Aio! Mattateci un taglio! Stai bene? Non... No che non sto bene. Non hai visto come mi hanno stropicciato quei brutti? Sembra una carta regolo strappata. Facciamolo vedere a questi cafoni come si comporta. Let's go! Prima battaglia. Con musica familiare. Mario, Luigi, dite la verità. Non combattete da tanto, sbaglio? In tal caso, perché non inferisca la memoria con la guida a scontri? Al suo interno troverete tutte le informazioni sulle regole e sui comandi scontro. Meglio usarla, altrimenti saranno i Goomba a calpestarvi, non viceversa. Secondo me timing e cose varie dovrebbe essere pressoché identico a Dream Team. Quindi sui salti regolari non dovrebbe essere un problema. Ma sì. Mi sorprende che sono voluti andare con un remix della battaglia di Superstar Saga. E poi, qualche anno dopo, 2 anni dopo, fanno un remake di Superstar Saga. E ciao. E comunque sì, adesso i tutorial sono molto... Hanno reso pressoché tutti i tutorial, come dire, non obbligatori, dopo Dream Team. Che chissà quanti insulti hanno ricevuto per quello. E voilà. Level Up è rimasto più o meno simile a Dream Team. Il sistema almeno. Fareste meglio a nascondervi d'ora in poi. La prossima volta porterò l'intera enciclopedia degli alleati. Così vedremo chi riderà per ultimo. Faranno così tanti giochi sulla carta qua?
quei bolli erano piuttosto debolucci. Ma non possiamo aspettarci che sia sempre così facile. Hai ragione, ricorda quello che diceva la principessa Peach. Se le due versioni degli scagnozzi di Bowser si unissero, avremmo una bella carta da pelare. Ah, il castello di Bowser. Dunque, a che punto siamo con il nostro piano? Ah, già, il piano, beh, diciamo che prosegue. Ops. Ti sembra un resoconto fatto come si deve? Muoviti al lavoro e cerca di non farmi incavolare. Signore, sì, signore. Redesign di Bowser. Mi voglio liberare di quella malebra di Mario e amici alla radice. Ordina le truppe di mettersi sulle loro tracce e di distruggerli. Usare un per favore qualche volta, no? Mille scuse, sua malvagità. Parlavo tra me e me. Ma dove cavolo sono finito? Ma sua malvagità padroneggia l'arte del ventriloquo? Che cavolo sta succedendo? Ma... Chi sarebbe questo qui? I miei occhi devono essere andati a farsi friggere. Ci sono due Bowser? Non so come ti sei intrufolato, ma sparisci subito. Questo è il mio castello, farzoletto moccoloso. Ma fammi il piacere. Sei tu l'intruso qui, e anche ingombrante. Preferisco i tuoi insulti. Perfino i tuoi insulti sono moccolosi. Sparisci prima che ti faccio origami con la faccia. Fammi vedere come lo fai. Eccoti una bella carbonata di tischi. Di stecchino? Uff, questo è niente. Prova il mio frammento di pugni. Ah, oh, smettila di tirare i capelli. Imbroglione, da due soldi. Detto da te, un complimento. Sua malignità. Sua malignità? Che c'è? Non vedi che sono impegnato? È spiacente per l'interruzione. Vi lascerò continuare il malvagio rissone. Sua malignità è occupata al momento. Posso aiutarti? Ci sono decine di toad e sottoposti piatti come fogli di carta sparsi per tutto il regno dei funghi. Che hai detto? Un bel po' di cose di carta sono venuti fuori da Castello di Peach. Questa storia comincia ad avere un senso. Avevo sentito di un mondo parallelo che vive tra le pagine di un libro. Pensavo che fosse solo una leggenda. Ma dopo quello che mi hai detto, forse questo libro esiste davvero. E sembra proprio che si trovi nel Castello di Peach. Copione, che farai adesso, eh? Questo spiegherebbe anche quella situazione qui. Che faccia tosta, sei tu un copione. Anche se devo ammettere, hai avuto un gusto nel copiare. Grazie. Sembra di guardare a uno di quei specchi che distorcono le forme, è incredibile. Comunque sia, sei apparsa al momento giusto. Cominciavo ad annoiarmi da ste parti. Mi chiamo Bowser Jr., piacere di conoscerti. Non è possibile, quello è anche il mio nome. Wow, ce la spasseremo alla grande. Mi comincia a girare la testa. Sua malvagità, cerchiamo di calmarci un attimo. Ehi, posso avere una mano qui da queste parti? Aio, non c'entro niente. Avete anche voi una brutta sensazione?
Spero sia solo una mia impressione e non il mio sesto senso che mi mette in guardia. Per ora andiamo a salvare quei toti di carta. Ok, interrompo qui per la prima puntata. Quindi, qua è tutto. Alla prossima, se vi è piaciuto, sotto like. E arrivederci tutti quanti. Ciao ciao.